Buonasera, bentrovati a Reporter, puntata speciale. Come avete visto, ci sono io e quindi questa sera parleremo di amministrative dei comuni del Veneto che sono andati al voto. Oggi dalle 2 hanno iniziato gli scrutini, quindi parleremo ovviamente di tutti o quasi tutti i nostri comuni con collegamenti in diverse località del Veneto con i nostri inviati. Avremo ospiti, insomma, sarà una serata da seguire perché vi daremo e vi diremo tutto quello che è successo nel nostro e sul nostro territorio. Con me in questo viaggio c'è Alice Marrantini. Buonasera Alice. Buonasera a tutti voi che ci state seguendo da casa per questo speciale elettorale. Appunto, io inizierei con l'elencare i comuni dai quali ci sarà il collegamento con i colleghi, appunto, della redazione. Allora, avremo Denis Maran in collegamento da Selvazzano e Rubano, poi Emiliano Schincaglia dall'Alta Padovana, Campo San Piero e Cadoneghe, Maurizio Colombo da Piazzola sul Brenta e San Martino di Lupari, poi Belmaris Casen sarà a Ponte San Nicolò e poi Legnaro ed infine Francesco Cocchiglia da Battaglia Terme e Monselice. Naturalmente analizzeremo i risultati delle elezioni europee ma anche delle comunali, delle amministrative, ecco, uno sguardo al locale. Perfetto, aggiungo Alice, oltre a tutti i nomi che ha già detto i nostri inviati, anche in redazione c'è Elisabetta con Michele, Marco e Nicola che ci seguiranno per raccontarvi tutto quello che sta succedendo. Allora, Alice, dovremmo già avere, mi dicono la regia, il primo collegamento con Francesco Cocchiglia, Francesco. giusto, da Battaglia. Allora, vediamo se riusciamo a vederlo in video, così già ci dà i risultati di questo comune. Eccolo lì, buonasera Francesco, con il tuo ospite, a te la linea. Buonasera, buonasera a tutti in studio, ovviamente a chi ci segue da casa. Siamo in diretta dall'unico seggio di Battaglia Terme dove hanno votato gli elettori di questo comune della zona della Bassa, della zona termale. L'affluenza si è attestata al 71,59% dei 3.136 aventi diritto. Battaglia Terme che quest'oggi ha confermato la proclamazione, c'è stata proprio un quarto d'ora fa, il sindaco uscente Massimo Momolo in orbita centro-sinistra con il 47,48% delle preferenze. Al secondo posto si è attestato Davide Varetto con una civica Battaglia Terme con te al 34%. Terza è stata invece Patrizia Trovò, la civica Impegno Comune in orbita centrodestra con il 18,22%. E noi siamo proprio con Massimo Momolo che si appresta a questo secondo mandato da sindaco di Battaglia. Diciamo che un po' di timore c'è stato perché la Lega rispetto alle ultime europee qui è passata dal 7,67 a ieri il 38,5%. Però a livello comunale voi in orbita centro-sinistra avete mantenuto insomma la leadership. Sì, abbiamo mantenuto, fa doppiamente piacere questa affermazione perché significa insomma che la nostra popolazione ha creduto negli amministratori che in questi 5 anni hanno guidato il comune e questo è un segnale di fiducia molto importante. Insomma, il voto della popolazione è andato, diciamo così, in controtendenza rispetto a quello che è l'andamento un po' più generale qui del Veneto, di tutto il Nord Italia. Quindi adesso si riprende un percorso che è quello che è stato fatto ovviamente negli ultimi 5 anni. Lei era stato eletto 5 anni fa, all'epoca col 56%, con la maggioranza assoluta della popolazione, oggi un po' meno del 50%, però si riprende quest'opera. Sì, riprendiamo un percorso che è già iniziato 5 anni fa e abbiamo marcato diciamo così, il nostro mandato con una serie di come dire, di opere che abbiamo realizzato non sicuramente nell'ultimo periodo, ma sono state ben cadenzate durante tutti i 5 anni. Quindi siamo intervenuti negli edifici comunali. In questo edificio è stato fatto efficientamento energetico, è stato poi nella biblioteca qui vicino abbiamo fatto lo stesso e abbiamo anche inserito un ascensore, quindi eliminato le barriere architettoniche. E nella qui vicina palestra abbiamo anche rifatto la pavimentazione in legno e anche lì l'efficientamento energetico. Ecco, quali saranno allora i primi passi di questo nuovo mandato che si appresta a intraprendere da sindaco di Battaglia? Beh, fra le opere pubbliche un'opera importantissima è la rotatoria. Dobbiamo fare l'innesto tra la provinciale 25 e la statale 16. È un'opera molto importante che ha diciamo così, una ricaduta non solo nell'ambito comunale, ma anche nel territorio circostante. Allora chiudiamo, se vuole lanciare un messaggio ai suoi concittadini, non solo un ringraziamento, ma anche diciamo quello che succederà da oggi in poi in questo comune.
Beh, intanto il ringraziamento è doveroso nei confronti di tutti i cittadini. La promessa è quella che cercherò, farò in modo di essere il sindaco anche di chi non mi ha votato, ovviamente, perché quando si prende il compito di fare l'amministratore, di fare il sindaco, essere il primo cittadino, lo si fa per tutta la propria comunità. Quindi l'impegno è quello di fare del mio meglio, ho una bella squadra e credo che non deluderemo chi ha creduto in noi. Grazie, allora buon lavoro a Massimo Momolo, confermato sindaco di Battaglia Terme. Da qui è tutto, a voi la linea studio, Giorgio Alice. Perfetto, siamo rigorosamente in diretta, come ricordava il nostro Francesco, come avete visto abbiamo già i collegamenti con i paesi dove sono stati già eletti i vari sindaci, ma anche quelli che andranno al ballottaggio, quindi rimanete con noi perché vi diremo e vi daremo tutti i dati inerenti al nostro territorio. Alice, abbiamo già una serie di conferme nei vari comuni, possiamo già andare con la grafica dei primi. Beh, intanto ricordiamo appunto il sindaco che abbiamo appena sentito, è sindaco uscente di Battaglia Terme, Massimo Momolo del centro-sinistra, riconfermato. Quindi ora andiamo a vedere, chiedo alla regia se può mettere in onda la grafica, i primi comuni del Padovano. Allora abbiamo a Dagna il sindaco eletto, come potete vedere dalla grafica è Gianluca Piva, con la lista Agna responsabile, ha ottenuto il 60,53% dei voti. Poi ancora Anguillara Veneta, il sindaco è Alessandra Buoso della lista Cambiare si può, con il 39% dei voti. Poi Arqua Petrarca, il sindaco eletto è Luca Callegaro di Popolo di Arqua con il 59,10% dei voti. Il sindaco eletto è Michele Teobaldo con il 100% dei voti, la lista AR Viva. Poi ancora Bagnoli di Sopra, il sindaco si è riconfermato con la lista Bagnoli Nuovo Percorso Roberto Milan, ha ottenuto il 75,29% dei voti. Ancora Baone, come potete vedere dalla grafica, il sindaco eletto Francesco Corso con 41,22% dei voti. Barbona, e poi di nuovo diamo la linea. Insieme per Barbona la lista e il candidato sindaco che è stato eletto è Francesco Peotta. Perfetto, abbiamo già qualche collegamento, Alice, così... Sì, mi dicono dalla regia che è in collegamento Denis Maran da Selvazzano. Allora andiamo da Denis con il comune di Selvazzano dentro, ovviamente lì invece ci potrebbe essere che il ballottaggio, credo, perché è un comune che supera la soglia degli abitanti. Vediamo Denis da Selvazzano, vediamo. Eccoci qua, siamo collegati da Selvazzano e vi posso dare subito l'ufficialità perché Giovanni Rossi è il nuovo sindaco del comune di Selvazzano. In esclusiva siamo i primi a darlo, Enoch Soranzo, che è il sindaco uscente, va un po' più con i piedi di piombo perché in realtà si sta facendo gli ultimi conteggi, in realtà insomma non ci dovrebbero essere grandi sorprese, quindi teniamo ancora per questo collegamento al condizionale, ma possiamo dire che davvero Giovanna Rossi sarà il nuovo sindaco di Selvazzano. Allora le impressioni, le sensazioni? Beh, il cuore che esplode, la felicità è tanta, la responsabilità perché eravamo in tanti a correre e a crederci in questo bellissimo progetto, quindi essere arrivati qui e essere riconosciuti dalla cittadinanza è un'emozione enorme, un grazie enorme ai cittadini che ci hanno creduto come noi, ed è una cosa veramente sensazionale, quasi indescrivibile. Speriamo sia effettivamente vero perché stiamo aspettando gli ultimi dati, ma siamo fiduciosi e siamo veramente carichi. Ecco, per dire qual è la fiducia, insomma, il brindisi c'è già stato, insomma avete già stappato le bottiglie, quindi veramente anche voi siete molto fiduciosi del fatto di salire di nuovo nella comune di Selvazzano, perché è la continuità, la parola d'ordine, perché dopo due mandati di Enoch Soranzo, Giovanna Rossi ne raccoglie il testimone, quindi sono ancora molti i progetti da portare avanti, quali più importanti?
Beh, assolutamente, il nostro motto, come già detto, è la continuità. Adesso a noi il compito di gestire le piscine comunali, di fare un nuovo teatro, di fare la cittadella del rugby, di ampliare le scuole, di continuare a lavorare per il nostro territorio e di continuare a mantenere i servizi il più possibile. Veramente ne abbiamo tantissime. Abbiamo una villa Cesarotti da trasformare in museo, abbiamo strade, marciapiedi, il turismo fluviale, ecco, un altro una grande scommessa. Noi ci crediamo, ci lavoriamo, ce la mettiamo veramente tutta. Una domanda anche a Lennox Oranzo, sindaco uscente, insomma, è la dimostrazione questo che i cittadini hanno apprezzato quello che la tua amministrazione ha fatto negli ultimi 10 anni? Ma io credo che sia davvero un giorno strafelice, perché anche se non abbiamo il dato definitivo, magari per qualche percentuale, magari dovremmo avere al ballottaggio, non lo sappiamo ancora, però è un dato, è certo, è un dato in controtendenza. Servazzano è dei servazzanesi, l'abbiamo detto in tutti i modi, noi abbiamo lavorato per servire la nostra città, i nostri cittadini. È un dato forte che lanciamo da Servazzano, che quando lavori duro, lavori col cuore pulito, quando sei a contatto con la tua cittadinanza, con la tua città, una città da 23.400 abitanti, nonostante la sua dimensione, da Servazzano noi continuiamo a dire che lavorando si danno risultati, ma soprattutto si serve la gente, si sta vicino alla gente. Quindi un prezioso grazie, immensamente grazie ai selvazzanesi, perché ancora una volta hanno dimostrato di essere una comunità assolutamente attenta, una comunità che vuole essere libera, e soprattutto lo dico con senza nessun tipo di timore, Selvazzano rimane i selvazzanesi, e questo era quello che ci interessava di più. Ecco, Dennis, lasciamo andare, perché bisogna andare in comune, in municipio, Dennis, a festeggiare, quindi lasciamo andare Enox. No, Dennis, volevo dirti una cosa sola, se mi senti. Giorgio, è tutto. Un'ultima battuta. Dennis, mi senti? La rondine. E la rondine per noi fa primavera. Anche lei ci dà con la sua presenza un grandissimo in bocca al lupo per tutto. Dennis, mi senti? Dennis, Giorgio, ti restituisco. Non so se Dennis mi senti, volevo sentire se Dennis mi sentiva, però credo non abbia sentito il mio audio. Non so se è ancora collegato Dennis. C'è ancora Dennis da Servazzano, perché ho visto l'ex sindaco Enoch Soranzo più sorridente di quando è stato eletto sindaco, dunque è molto felice del nuovo sindaco di Servazzano. Abbiamo Alice, mi dicevi, da Piazzola abbiamo Maurizio Colombo, credo, o sbaglio? Sì, abbiamo Maurizio Colombo da Piazzola, sì, dovremmo aver lui. Dalla regia. Va bene, adesso avremo Maurizio, avete già visto. Allora continuiamo. Continuiamo, vai Alice con l'elenco dei comuni. Continuiamo con l'elenco dei comuni. Allora, Borgoricco, se la regia può far vedere la grafica, eccolo qui. Borgoricco, il sindaco eletto è Stefani, la lista Stefani sindaco, e il sindaco è Alberto Stefani con il 51,41% dei voti. Ancora a Brugine abbiamo la lista Insieme si può ed il sindaco eletto Michele Giraldo con il 79,96% dei voti. E poi passo a Campodoro, perché ci sarà il ballottaggio e vediamo anche tra chi. Ballottaggio tra Lega Salvini Fratelli d'Italia di Gianfranco Vezzaro, appunto il candidato sindaco, e Campodoro Unito Vincenzo Gottardo. Entrambi sono al 45%. Ecco, delle preferenze. E poi ancora un attimo, perché la regia mi ha tolto. Va bene, allora adesso fra poco avremo, come dicevo, stiamo dando, eccoci, tutti i vari sindaci o quelli che andranno al ballottaggio. Per quanto riguarda per il momento il comune di Padova, che sono 50 che sono andati alle amministrative, ovviamente nel Veneto sono 300, e man mano vi daremo i risultati di tutti questi paesi, ovviamente con invece i collegamenti con i nostri inviati da altre, dove avremo anche i vari sindaci o i candidati o quelli al ballottaggio che li avremo
avremo ai nostri microfoni. Alice, possiamo andare avanti? Sì, possiamo andare avanti perché abbiamo un risultato molto importante, dato che abbiamo seguito moltissimo i comuni dell'Alta Padovana. Abbiamo il sindaco di Campo San Piero, poi ci sarà direttamente il nostro Emiliano Schincaglia, collegato proprio da là, ed è Katia Maccarrone con il 57,58% dei voti e la lista Campo San Piero più. Ancora andiamo avanti perché è stato eletto il sindaco di Candiana, che è Luca Manfrin, con la lista Futuro Insieme, e ha ottenuto il 50,69% dei voti. Ancora Carceri, sindaco eletto è Tiberio Businaro, con la lista Businaro sindaco, ed ha ottenuto il 100% delle preferenze. Carmignano di Brenta, sindaco eletto, è Alessandro Bolis, con la lista Sì Carmignano, e ha ottenuto il 74,22% delle preferenze. Ancora Casale di Scodosia, il sindaco eletto è Stefano Farinazzo, e ha ottenuto il 100% delle preferenze. Poi Cervarese, Santa Croce, le votazioni sono, gli scrutini sono ancora in corso. Poi Cinto e Euganeo, è Paolo Rocca di Progetto Comune con il 45,17% delle preferenze. Poi c'è Correzzola, il sindaco eletto, lo vediamo subito, ed è Mauro Fecchio con Progetto Correzzola e il 100% delle preferenze. Ancora Curtarolo, il sindaco eletto è Martina Rocchio, della lista Lega Salvini, con il 63,71% delle preferenze. Ora mi dicono dalla regia che dovrebbe esserci Maurizio Colombo da Piazzano. No, Belmaris Casen da Ponte San Nicolò. Allora diamo subito la linea a Belmaris, che si trova a Ponte San Nicolò. A te la linea, Belmaris. Dovremmo vederla inquadrata, ovviamente siamo in rigorosa diretta, sono le 19:22 minuti. È caduta la linea. È caduta la linea, bene, cercheremo di ricollegarci più presto. Vuoi andare avanti, Alice, così sì, concludiamo avanti. Anche diamo i risultati dei vari, dei vari paesi di Padova e provincia. E poi Fontaniva, abbiamo il sindaco eletto Edoardo Pitton di Fontaniva Attiva con il 34,54% delle preferenze. Ancora Galliera Veneta, sindaco eletto Italo Perfetto, con il 43,15% delle preferenze. Anche questa sindaco è del Carroccio. Ancora Limena, sono le votazioni, gli scrutini sono ancora in corso. Poi ancora Masi, il sindaco eletto è Cosimo Galassini della lista Attivamente Masi. Massanzago, il sindaco eletto è Stefano Scattolin con la lista Per Massanzago Sandono Zeminiana con il 62,30% delle preferenze. Piacenza D'Adige, il sindaco eletto è Primo Magri con la lista Progetto Civico, e Piazzola sul Brenta, che appunto avremo proprio da lì in collegamento Maurizio Colombo, il sindaco eletto è Walter Milani con il 41,94% delle preferenze. Ancora Polverara, il sindaco eletto è Alice Bulgarello, 65,28% delle preferenze. Poi ancora, vi ricordo che stiamo leggendo tutti i comuni dell'area della provincia di Padova, i comuni che erano al voto, è Matteo Chiodin, sindaco, con il 43,13% delle preferenze. Che è il paese, l'ultimo, Alice, che non è...
L'ultimo è Ponso. Esatto, okay. E poi Ponte San Nicolò, e da lì dovrebbe esserci la nostra Belmaris Casen. Il sindaco eletto è Martino Schiavon con 45,99% delle votazioni. Poi ancora Ponte Longo, il sindaco eletto è Roberto Franco della lista Vivere Ponte Longo, 37,96% delle preferenze. E ancora Rubano, gli scrutini sono in corso. Saccolongo invece sindaco eletto è Steve Garbin con la lista per Creola e Saccolongo, 38,96% dei voti. Ancora andiamo avanti. Ma li stiamo leggendo tutti, Alice? Li stiamo leggendo tutti, in attesa dalla regia. Eccoci, Belmaris in collegamento. Così mi prendo un po' di fiato, sì. perché sono talmente tanti che nel leggerli tutti è una fila davvero molto lunga. Allora abbiamo Belmaris da Ponte San Nicolò, dove mi sembra, anzi, ha vinto Martino Schiavon. Vediamo se riusciamo a vedere. Eccola lì la Belmaris Casen. Buonasera Belmaris, a te la linea. Sì, buonasera, troppo qui a Ponte San Nicolò. Abbiamo problemi di audio. Abbiamo sì, non sentiamo nulla. Abbiamo problemi di audio. Rientriamo in studio perché non si sente. Rientriamo in studio perché abbiamo problemi di audio. Andiamo avanti così, hai preso fiato Alice. Andiamo avanti con le rimanente dei comuni della provincia di Padova per quanto riguarda le amministrative dei vari comuni. Sì, eravamo rimasti a Saccolongo, dove il sindaco eletto è Steve Garbin, e ancora San Giorgio delle Pertiche, il sindaco eletto è Daniele Canella, con la lista Cambiare si può e con il 61,85% delle preferenze. E poi ancora San Giorgio in Bosco, il sindaco eletto è Nicola Pettenuzzo con il 53,33% delle preferenze ed è un sindaco della Lega. E poi c'è San Martino di Lupari, e anche da lì avremo il collegamento poi con Maurizio Colombo. Anche qui vince la Lega con Corrado Bortot, che ha ottenuto il 31,31% delle preferenze. Ancora San Pietro in Gù, il sindaco è Paolo Polati del Consenso Guadense, e ha ottenuto il 65,69% dei voti. San Pietro Viminario, il sindaco eletto, eccolo qui, come potete vedere dalle grafiche, è Liberi per Cambiare la lista, e il sindaco Federico Curzio con 71,65% delle preferenze. Ancora Sant'Elena. Un attimo che le grafiche sono saltate, eccola qui, Sant'Elena, il sindaco eletto Emanuele Barbetta, e ha ottenuto il 68,41% delle preferenze. Santa Giustina in Colle, un altro comune abbastanza grosso del Padovano, Moreno Giacomazzi, ha ottenuto il 44,73% delle preferenze. Selvazzano l'abbiamo visto con Dennis Maran. Ancora Stanghella, stiamo andando rigorosamente in ordine alfabetico, il sindaco eletto è Sandro Moscardi di Stanghella, che avanza con il 56,86% delle preferenze. Ancora Terrassa Padovana con il nuovo sindaco Modesto Lazzarin, 58% delle preferenze. Ancora Tombolo con il sindaco Cristian Andretta, che ha ottenuto il 45,17% delle preferenze per la lista Valore Domani. E Tombolo appunto l'abbiamo detto, eccolo qui. E ancora Trebaseleghe, il sindaco eletto è Antonella Zoggia, e anche questo è un sindaco in quota Lega con il 48% delle preferenze. E poi Tribano.
Massimo Cavazzana, 42,98% delle preferenze. Urbana, Michele Danielli, il candidato sindaco che ha vinto con la lista per Urbana. Ancora Vighizzolo d'Este, il sindaco è Paolo Vigato, 68,25% delle preferenze. Villa del Conte, sono ancora in corso gli scrutini e siamo praticamente alla fine perché siamo a Villa Estense, gli ultimissimi comuni ha vinto Paolo Oppio, scusate, con il totale delle preferenze la lista bene comune. Villa Franca Padovana, ancora in corso gli scrutini, ed infine Vo, il sindaco eletto è Giuliano Martini con la lista Futuro e Tradizione per Vo e il 75,98% delle preferenze. Ecco, abbiamo sentito tutti i sindaci dei vari paesi della provincia di Padova, mancano all'appello Limena, Rubano, Villa del Conte e Villa Franca Padovana, appena li avremo li comunicheremo ovviamente anche i nomi dei sindaci di questi quattro paesi. Adesso diamo un po' di respiro alla nostra Alice Bargantini, andiamo in pubblicità, rimanete con noi perché tra poco avremo gli ospiti qui in studio, tra poco.